Buongiorno a tutti. Allora, oggi facciamo un buon risotto. Questo è del riso integrale, che io tengo sempre in questi contenitori della Tupperware, che si tiene benissimo tutto. E sono praticamente più o meno 180 grammi, massimo 200 di riso. Io uso sempre quello integrale perché ci piace di più. Poi, questo è un bel pezzo di fontina, ma ne utilizzeremo più o meno 100 grammi. Due pere, una stecca di cannella e poi 5-6 noci. Queste ne sono 5, comunque dipende dalla grandezza delle noci. Allora, iniziamo col preparare il brodo vegetale per fare il risotto. Praticamente nel brodo vegetale ho messo carota, sedano e la stecca di cannella. Poi dopo è ovvio che lo filtreremo, ok? Anziché mettere lo scalogno, dobbiamo mettere la cannella. Viene un brodo vegetale molto più delicato. Nel frattempo prepariamo una base per il risotto, scalogno con l'olio. Bene, il riso è tostato, facciamo sfumare con un po' di vino bianco. Riso tostato, mettiamo il nostro colino e filtriamo il nostro brodo. Scusate, abbasso solo un po' la ventola, altrimenti non mi sentite. Ok? E adesso un po' per volta così cuociamo il nostro risotto. Perfetto, io vi consiglio il brodo di filtrarlo sempre perché ci sono sempre delle piccole impurità. Ho messo ancora dei mestolini di brodo e allora adesso iniziamo ad affettare le nostre pere a pezzetti piccoli e a metterle assieme al riso. Ovviamente le pere sbucciate a tocchetti. Vedete che devono essere comunque non troppo mature, altrimenti facciamo una marmellata di pere, devono essere al punto giusto. Ora le mettiamo nel nostro riso. È il classico, no? Com'è che si dice? Il contadino non deve sapere come porre il formaggio con le pere, quindi in realtà andrebbe il gorgonzola. A noi non piace tanto il sapore del gorgonzola perché è un sapore molto forte, e allora io ho usato la fontina, ma potete usare un'alternativa benissimo di gorgonzola. Bene, mettiamo anche il restante del brodo in tutto 1 litro di brodo vegetale, così termina la cottura del riso con le pere. E poi per mantecare mettiamo il nostro formaggio. Bene, a questo punto aggiungiamo il formaggio. E niente, e poi dopo anche un pochettino di parmigiano, e poi alla fine proprio prima di spegnere le luci. Praticamente un 100 grammi, questo è l'altra metà, che erano 220 grammi, l'altra metà teniamo da parte, utilizzeremo per altre cose. 20 grammi di parmigiano e iniziamo a girare per la mantecatura. Guardate, non per perorare la mia causa, però è vero che con le pere si sposa benissimo il gorgonzola, ma guardate la fontina com'è, che cremosità dona al risotto. Poi io adoro i risotti, guardate, io veramente sono una fan dei risotti, li adoro in qualunque modo, il riso per me è il numero uno. Ok, vedete, sta mantecando proprio molto dolcemente perché abbassa anche un po' la fiamma, e adesso poi metteremo i nostri gherigli di noce e spegniamo. Perfetto, le noci le spezzettate tutte dentro, poi qualche gheriglio lo tenete da parte per guarnire il piatto, ok? Perfetto, vado ad impiattare. Ecco qui il mio piatto. Ho messo ancora una spolverata di pepe e poi le noci sopra, vedete? Cremosissimo. Quindi, pera con la stecca di cannella, le noci e il pezzo di fontina. Va benissimo il gorgonzola, vi ripeto, la fontina anche è una scelta ottima, volendo anche il taleggio. E io vi dico che secondo me questa potrebbe essere anche un'alternativa a uno dei pranzi delle feste di Natale. Infatti, vedete, ho messo qualche addobbino e qualcosa di rosso, perché a Natale ovviamente il rosso prevale. Alla prossima, buona degustazione a tutti, spero che vi sia piaciuta questa idea di risotto con pere al profumo di cannella, soprattutto con questo brodo vegetale molto molto delicato. Direte, ma questa qua la cannella la metti ovunque. Ragazzi, la cannella è buonissima, lo so, magari c'è chi non piace, e tra l'altro fa anche molto bene, perché ha tantissime proprietà. Quindi, buona degustazione a tutti, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, potete seguirmi anche su Facebook, il mio blog Pietà di Eulalia, e su Instagram con la mia pagina Pietanze, Piet.anze. Ciao ciao, alla prossima!